ma ossia che fa Fabri mangi comunque beva assai, fatto un sacco di tè, si nota disidrata, disi comunque vivo tutto, ti disidrati, come si dice. A parte che l'ufone non mi piace proprio. E poi onestamente, no, c'è una natura regala per Natale. Ma da regala l'asciugo. Cinzia, hanno fatto un'offerta a SH Wind, 3 giga 3 euro, entro 3 giorni ce la fa sapere, 4 settimane, e dopo 4 settimane disattiva da solo, 3 euro comunque, cammino, 3 euro, sì, 3 euro, ok? E dopo ci mandano un messaggio, se loro te l'hanno mandato a te, ci mandano un messaggio e ti si attiva da solo. Vabbè, hai capito, ciao. Fabio, ha detto mio figlio, si porta due bottiglie di profumo, una Lux Fan e che l'altra la faccia così? Blue Life. Lux Fan e un altro Blue Life, va bene? Angela, quando puoi venire a farmi un po' i piedi? Perché mi fa male il gallo. No, maestra, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. Il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se Gesù non se l'ha mangiata alla colazione, non fa niente perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog. Senti, buonasera, senti, dimmi una cosa, quando uno c'ha il molare gonfio e non deve prendere vento, si riesce a resibile, può pigliare? Ciao Cristina, sono Maria. Senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, in un dottorato, volesse fare dei capelli, un Vogue, non lo so, qualcosa di molto fine, perché sai, là stanno dottori, avvocati, ragionieri, e avrei pensato di fare qualcosa tipo come fai tu con i tortiglioni, e fare anche magari un colore chartreuse, tipo chantilly, però volesse. A me così mi piace. Se mi rispondi a più presto, grazie, ma grazie Cristina, un bacione. Vita, parliamoci chiaro, io ho fatto una puttanata grande quanto una casa, questa è la verità. Mo mi trovo a ballare e ballo, lunedì ci vado, quello che so so, quello che non so non so, mi metto in un modo basso e lo rifiuto perché non è che posso stare a prendermi qualunque cosa solo perché dobbiamo finire. Sto male, c'ho lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che scusami, vedi? Vedi come sto? E questo Scusa che a scuola guida, Ya mamma, ma ne pochi pazienza, mo cacchi te morti, in c'hai geni. Fai per te la cervella mille, una volta, e già hit pure si poteva evitare i commenti, per non fa questione, una volta, e mo fai per te un cric in tuo cervello, una volta, come una bestia, e mo fai per come fai a piccione cervello, una volta, no? Che mi fai in fibrillazione, una volta, e mi fai segnare calorie, temperatura in corpo, no? Mannaggia Gesuale, che lo porco bastardo, no? Il fotofiacco ha cancellato, però ha saputo mettere e fa puttana all'encopo, ha cancellato perché forse qualcuno aiuta i tre, grande sporca zazzus, ma vuoi che ti una fono, che sei una cristiana, un essere umano, che cambia in coppa a terra e sei e fai schifo popolo italiano con questa fotografia con coppa, oppure aiuto tuo padre ha chiamato quattro sci ha fatto un impaccio e ha rotto in terina, ha pigliato aereo a parecchio, aiuto fino a là e ha scuscinato i palati, è rimasta morta in terra innanzi a tutto quanto, forse perciò ci cancellate le fotografie, ne fammi capire, ma che cazzo parla a fa, tu non mi parli proprio, provincialotta a me, per mezzo che questo parla basso e si mette la bugiacca fuori innanzi a tutto quanto, io fosse un provincialotto, ma io si do un caso fino a dentro buco, culo e tu faccia scipa canna, no? Dice sì, o provincialotto chi è, sono chi sei tu? Ma come spazio si è da sto gruppo?
troppo. Sono fatto un bocchino e chi di ciò si scarica sempre. Gli altri vendono in WhatsApp, arricutto! Antonella, vieni, non ti faccio guardare la fresca, ti rompo culo, Antonella! Che sei autorizzato a venire vicino a me a dire che tu vuoi mettere in doglietto i tuoi nato, ok? Non pensare nemmeno mai. Uno, perché neanche fa che muccusella che te fai tu. Due, perché non mi hai trovato colpo marciapiede. E tre, si può fare l'orgio, metta mano a sacco e poi te puttana, ok? Oppure vedi della cerchia che te la fai tu, che se le ragazzine, le creaturelle che ti scopri tu fanno di queste cose, ok? Io sono troppa femmina e tu determinati discorsi a me non me le puoi venire a fare. A posto, imparati a parlare. Mo' può partami, può chiamare me, ti può chiamare chi vuoi tu, può fare quello che vuoi tu, intendo niente a veri, ok? Con il mondo intero non tengo niente da vedere. Sono stata chiara, tutto a posto, imparati a parlare. Quando la pace facciamo la bocca, vieni la prima buona che tiene dall'altra parte, prima di parlare, ok? E fin. Senti, si capisce qualcuno che la tiene il cagnolino o i occhia, o i mattesi bamboncino e fanno i figli, ma ci deve sapere qualcuno a me che si fanno i figli da una a me, o maschio o femmina, perché da quanto tempo sto trovando un cagnolino così e non lo trovo. Se qualcuno può ti spiegare le mamme, qualcosa, ma ci deve sapere sopra e puccia. Va bene, grazie a tutte le mamme, ciao. Ragazze, buonasera, mi volevo dire una cosa. Io tenevo a mia nonna, no, che praticamente quando ci facevano male i galli, lei diceva subito che poi veniva in male tempo, perché ci faceva male i galli e doveva piovere, e che piovere pioveva. Poi io penso che ho avuto pure io questa eredità, però un fatto particolare, perché a me ieri mi facevano male i galli, mi bruciavano proprio un fuoco, e dicetti però non chiovo, come mai mi fanno male i galli, come diceva nonno. E invece poi ragazzi, ieri sera poi è venuto il terremoto, io pure la seconda l'ho sentita. Ma che cosa ho capito, ho collegato tutto quanto, che io ho avuto l'eredità della nonna. Però poi, non per quando il tempo non è buono, ma secondo me quando viene il terremoto, mo vi volevo avvisare che io bene bene non sto, un poco di bruciore ce l'ho, e allora voglio mettere a disposizione dell'umanità proprio questi miei galli, no? Per tutti quanti. E voglio avvisare, io spero di non tanto, però è meglio che stiamo un po' attenti, così uno può scansare insomma qualche pericolo. Va bene, grazie, buonasera, ciao. Valeria, ma infatti io perciò ti ho detto, siamo 26 di noi, ognuno ha un pensiero. Ben venga, il mondo è bello perché è variato. Vabbè, comunque, bando le chiacchiere, sono d'accordissimo con te in tutto quello che hai detto. Ripeto, io non so se mia figlia mangerà, io pagherò le 15. Maestra a quadretta di mio figlio, Goppo Quaderluno, che da portare il regolo a scuola. A parte che ha sbagliato perché il regalo, ha scritto il regolo. E io comunque il regalo non ne faccio a nessuno. Avete capito? Quindi non mi chiedete soldi perché io a nessuno. Babbo, arrivederci ragazze. Sì, certamente, su questa cosa sono d'accordo con te, Lina. È sicuramente così, che i nostri bimbi si farà tutto, però è inequivoco, perché per quante, se qualcuno devono fare dei compleanni oppure dei nomastico che festeggono, possono dire pure la maestra oppure la presentante di classe dice oggi si festeggia, per modo di dire, si festeggia Santa Antonia, dai, allora chi c'ha un pensiero, allora io preferisco. Con questo sono d'accordo con te, però dobbiamo vedere tutte le mamme, a volte si chi è che sono d'accordo, chi no, alle volte è un equivoco, perché ho avuto anche la mia figlia e ti so spiegare queste cose, già sono esperienza, capito? Sono una vecchia volpa di queste scuole.
Buonasera, per la mamma di Samuele, a vostro figlio sa, i dinosauri di mio figlio, vi prego di portare a scuola domani, ok? E una volta cucciarini, e una volta portapastelli, ma che hai fatto, soggetto figlio vostro figlio? E chiama Brea? Signora, sono la mamma di Samuele. Comunque prima cosa sono cose creature e vi vado a mettere mezzo, se l'hanno a spicciare solo loro. E poi ne tengo questi dinosauri a casa, perché che tengo zoo a casa mia, animali non ne tengo. Ma a me che lo creatore che ha perso i dinosauri, mi ripoca che ci guardate buono in due zainette, o figli miei, e in due figli miei ci sta solo in due zainette, ci sta solo una scimmia e un ippopotamo, perciò dei dinosauri non ce ne stanno, perciò prima accusa, guardasse buono, o figli l'avrà perso in due burmandine, perché se è un po' scemo in due burmandine, che ha sfruttato tutte quante e saranno caduti là dentro i dinosauri, prima accusa, guardasse buono. Dimmi a Ah, papà. scusami, una domanda. Senti, nel riquadro dei gradi della macchina che tengo io, della temperatura? La lancetta sta sul 100, ma che vuol È dire? bruciata la guarnizionata, è stata, fermati subito, fermati, Ok, sono fermati. ferma, sono già ferma. Arrostai, è Sì, no, bruciata la sono già. guarnizionata, No, perché io sentivo una macchina che faceva un rumore strano, già mettere l'acqua. ma è bruciato tutto, ma che spacci, mi sarei, ma tu bello quanto, ma che acqua. Ma scusami, queste sono cose che devi vedere tu, te le avevo già Cebreina, dette. sei, mannaggia, ma non voglio andare qua, ci usi a te, ma cugio. Mamma, ma stai E se calmo. parlate pure a ma che sangue della Madonna! Ah, lo stai, sei! E Sto giuro che mo' venga la sta roppia, non venendo. mo', prima mo' venga brei! No, perché non sto proprio fermata giusto dove sta il giro del mulino. Ti mando la macchina, lo sto fermata, qua sta, non mette niente più in moto! Ok, ciao. Ma stai come una parizia così! No, me ne sono accorta adesso, non hai capito? Sto camminando da un'oretta che ho preso la macchina. No, Ja, tanto mi è diventato il cortile a aiutare la temperatura! non me ne sono accorta, altrimenti mi sarei fermata. Ora sono Mannaggia, felice che mi un sono accorta, ma che devo. nente Cristo! Un nente Cristo! Vabbè, Andiamo a buon, comunque. sì, ma venga là, sì, ma che Gesù Cristo è che... Ciao! Ciao Vincenzo, e ogni sognatore, capito? Raccomando, Ciao, buonasera, ciao. Non posso dire brutte parole perché mi sono promesso che questo mese non dicevo brutte parole, se dicevo la fine bucchina. Anna Maria, vada a visitare niente, non è niente, non è una bocca, tu mi metti la bocca e ridi la bocca, e capito? Non è niente, invenzione non è niente, niente di niente. Ma oggi mi state a capire se c'è la freva, ma stanno visitando per più o meno. A Cristiano la può quando io mi metto niente, capito? Che se c'è ma frevo che niente. Buongiorno a tutte le mamme, volevo domandare una cosa, ma ancora la presentazione di classe, sapete qualcosa quando mai a scuola? Cioè a me ancora mi hanno detto niente, fammi domandare alle altre mamme per se lo sa, che ho detto vabbè, mo domando, sapete qualcosa, quando è la presentazione di classe, deve fare in classe, per sapere chi è la presentazione di classe. Se sapete qualcosa, mi dicete sopra il messaggio la scuola. Va bene? Ciao, un bacio a tutti quanti. Buongiorno a tutte le mamme di WhatsApp e della nostra comitiva. Io sono la mamma di... Volevo dire, vi volevo fare una avvisaglia. Voi, se oggi mi sono andata a prendere le bambine a scuola, si mi da casa, ambresse, che creature venivano a mangiare. E brevi che si adattavano sempre in destra, so chi l'avrei, un maronna amica, ci ho trovato, e capre e creature di nebrucchi. Orte santa, gita, ma con me, tengo che figli brucchiosi, ma come faccio, come non faccio? Io sono che andata a Napoletone, e così sono chiusa la farmacia, e ho pigliato della pomata, no, della polvere veramente. E ce l'ha già messa in capo, ma i creatori in scuola parlano 2 ore, poveri creature. Io volevo dire una cosa, io voi sapete, sono una pulitona, casa mia è pulita, e in terra si può mangiare, voi se venite a casa mia potete mangiare pure in terra come fu cane mio. Però ci sono le figlie vostre, che io tengo 2 figli sensitivi, e creature subito si pigliano collera.
Non dicessero vicino ai figli miei, purchio, che quello posso dispiace, non voglio più a scuola. Io ci tengo assai a questa cosa, perciò io mi faccio avvisata. Se i figli vostri tenete purchio in capo, controllate, è probabile pure che l'hanno ammiscato loro i figli miei, e no che i figli miei hanno ammiscato i figli vostri. Perciò controllate bene, io sono stata precisa che vi ho avvisata. Dopo non dite che io non vi ho avvisato, però i figli miei sono sicuri che purchio non l'hanno buttato loro. Perché io sono una pulitona, ok? Amiche mie, comunque voglio sempre bene, se volete venire a prendere un caffè, potete venire, che tante creature tengono scollo in fronte. Io poi stasera sprucchio verso sera, quindi rimane ne faccio venire a scuola. Quindi, se volete venire, ho già fatto pure un dolcino, ci prendiamo un po' di caffè, un po' di dolcino insieme, parliamo un po' del meno, del più, del per, come volete voi, vabbè? Voglio bene assai, e vi abbraccio, mamma. No, io ma quello non è a prenotazione. Però lui ha detto metto a prenotazione su Facebook. E io. Oh, sto cagà! Amo, vado a riposare, ci vediamo stasera o domani mattina, bene, un bacio. Tu stasera rimani in questo campo, non si potevano affidare fino a mezz'ora, stasera voluti qua, in questo campo. Sto a portare il piccolino al McDonald's. Ragazzi, chiedo scusa, a Maron. Idolo, sto fuori, pensavo che stavo fuori, che stavi fuori. Sto qua fuori, sto aspettando fuori. Sono sotto casa tua, fai presto, scendi, sono solo fuori tuo viale, fai presto. Luca, vedi se è un euro a casa tua, a terra, vedi un attimo, vedi. Sta qui, mi chiama chi ho fatto con WhatsApp. E dove stai qui, capito?